What a tutti ciurma e benvenuti da Giugherin in questo nuovissimo episodio su Gris. Vediamo ragazzi se per questo nuovo video riusciamo a raggiungere almeno i 40 like. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo dato inizio a questa meravigliosa serie, perché il gioco ragazzi ha già dimostrato di essere una piccola perla. La volta scorsa abbiamo acquisito il potere di trasformarci in massi pesantissimi, o perlomeno in cubi di pietra belli pesanti. Ci eravamo fermati qua, siamo entrati in questa sorta di tempio, ragazzi, io lo definisco tale perché ci sono queste statue gigantesche, quindi non so, in questa costruzione dove appunto ci sono queste statue che raffigurano donne, ragazze, in preda al pianto e alla disperazione. Infatti continuano sempre di più a dimostrare questa teoria e ragazzi vediamo che mano a mano la figura femminile sta diventando sempre più parte della colonna, quindi come se si chiudesse, diciamo così, sempre di più in se stessa. Questi penso che siano più che altro simboli, quindi simboli. Infatti vedete che qua la donna si è completamente trasformata in colonna, quindi credo che siano comunque cose che uno deve interpretare. Vediamo un po' cosa succede. Ah, qua possiamo cadere di sotto, ragazzi, perché la pietra è abbastanza friabile o franabile, insomma, dipende dai punti di vista. Sì, però frana non è che fria. Però se andiamo di qua pure possiamo continuare, quindi direi intanto di spaccare, ragazzi, questa pietra e vedere. Oh Gesù, oh Gesù, aiuto! Ok, dove dovevo andare ragazzi? Prima di là dovevo andare, che qua c'è, chi ci ritorna là sopra? O ci sarà un modo per tornarci? Non lo so, non lo so ragazzi. Non lo so, sinceramente, se ho fatto bene. Oh mio Dio. Oh, vabbè, ragazzi, no, 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 di che stiamo a parlare, cioè. Non so se ho fatto bene o ho fatto male. Probabilmente ho fatto male, devo andare prima di là, non lo so. È tutto un simbolismo questo, ragazzi, per cui, madonna mia, è pieno di donne che piangono, che si disperano. Davvero pieno. Solo che di qua non possiamo andare, ragazzi, come possiamo vedere. E dobbiamo provare a capire se magari queste donne sono rappresentazione dello stato d'animo della nostra protagonista in qualche modo. Cioè, dovrà pur significare qualcosa, non è che sono state messe lì giusto per cui anche di qua stessa roba, pieno di statue, di donne che piangono. La cosa mi mette in un po' angoscia, vi dirò proprio sinceramente parlando, e il punto è che neanche di qua possiamo procedere. E allora ammappede. Ok, quindi se facciamo qualcosa in questo mondo, diciamo così, in questa dimensione, succede qualcosa anche nell'altra dimensione. Perché continuiamo a sbattere, perché questo fa sì che aumenti il numero di queste farfalle, di questi uccelli, non so cosa siano, aiuto! Ci hanno riportato su, però non su dove speravo, perché lì a destra, ragazzi, continuo a dirlo, si poteva andare. Ci si era avvicinato un masso con le sue zampette da ragno. Perché non sono potuta andare lì? A Cipicchia, che ne sapevo io che poi non ci potevo andare? Mi sarò persa qualcosa in questo modo.
Che palle, raga, veramente. Continuo sempre a sbagliare. Ok. Adesso quindi siamo qua fuori. Ma che cazzo? Cos'è? Che vuol dire? Oddio, raga. Cioè, questo è il bello e il brutto di questi giochi. Nel senso che bisogna stare lì a interpretare quello che si vede. E non è facile, purtroppo. Sono giochi estremamente ermetici e il cui significato è molto, molto, molto nascosto. E quindi non è sempre facile, appunto, riuscire a capire il vero significato di ciò che si vede. Ok, vediamo un po' come dobbiamo sfruttare. Oh! Merda. Ok, pensavo di poter salire lì. Aspettate adesso. Vediamo un po' come dobbiamo riuscire. Ok, qua possiamo salire, perfetto. E dobbiamo sfruttare ovviamente questa immensa ruota che gira con le sue pale. Ecco qua. Ok, siamo su. Quella palla là sopra rossa suppongo che sia il sole. Non so se si può intendere come sole, però vabbè. Mi si apre la strada intanto. Ok, si apre, si chiude. Perfetto, si apre. Ed eccoci qua. Vediamo un po' che cosa troviamo da questa parte. Intanto le nostre due fedeli luci continuano a seguirci. Oh, possiamo farlo cadere? Boom. Ok, possiamo spaccare quindi qualcosina. Perlomeno soltanto le cose che si vede possono essere spaccate. Intanto i massi qua continuano a muoversi, ad andare, a venire. E vediamo un po', non è che sono riuscita dall'altra parte, no, no, pensavo di essere uscita dall'altra parte della zona che abbiamo lasciato indietro. Intanto facciamo caso, ragazzi, a come la musica continua a mostrare la sua meravigliosa presenza. Ah, ah, ok, dobbiamo unirli, chiarissimo. Che adesso ci darà la possibilità comunque di salire in qualche modo. Il punto è che ci servono la bellezza di 5 luci qui, ragazzi. Ah, questo possiamo romperlo. Aspettiamo, facciamo attenzione. Ok, perché magari può essere giusto romperli quegli oggetti. Per quanto mi dia di vandalo. Ok. Ok, se facciamo così le nostre luci ci aprono un po' una strada, perlomeno da una parte, eh? Per cui sfruttiamo il ponte. Ecco qua. E andiamo di qua. Rompiamo questo. E di nuovo sfruttiamo il ponte. Vediamo che cosa... Aspettate, non è che devo andare prima dall'altra parte, no? Perché adesso mi fate salire sempre i dubbi. Questo è poco ma sicuro. Per cui, luci, apritemi la strada anche di qua. Ah no, non possono. Ce ne servono 3, ok, per andare di là. Per cui dovremo trovarle un'altra là, dalla strada, insomma, qui a sinistra. Perfetto. È sempre meglio a sto punto accertarsi, ragazzi, che non bisogna andare prima dall'altra parte, ecco. Quindi vediamo un po'. Eccola là. C'è un'altra luce lì sopra, t'ho vista. Oh. Perfetto. Dobbiamo fare attenzione quindi anche a non cadere. Il punto è, come salgo adesso là sopra? Ci sarà un significato, ragazzi. Se io mi metto così. Oh! Madonna santa. Ah, ok, tanto posso salire da qua, guardate. Perfetto. Ok. Andiamo di qua. Il nostro peso credo che reggerà, infatti. Perfetto. Prendiamo la terza luce. E direi un attimo di vedere se di qua possiamo fare un'altra cosa. Oh, piano. Di qua possiamo salire adesso, però. Attenzione. Sfruttiamo le pale. Oddio, quando possiamo. Di qua forse di sicuro potremo. Per cui attendiamo che arrivi
quest'altro palo, ecco qua. E là sopra c'è effettivamente un oggetto da poter prendere, sembrerebbe. Per cui mettiamoci qua e opla! Perfetto. Preso! Ok, non so se sarà un collezionabile o che cosa. Fatto sta che sono riuscita a prenderlo e a non perdermelo. Ok, adesso possiamo ritornare finalmente di qua e costruire l'altro ponte dall'altra parte. E voilà. Opla! Oh, ho fatto appena in tempo. Ecco qua. Rompiamo quest'affare qua e continuiamo il nostro viaggio. Vediamo dove ci conduce questa strada. Queste campane suonano, avrà un significato anche questo? Non lo so, ragazzi, non lo so. Alla fine di tutto vedremo se riusciremo a... Se riusciremo a dare una spiegazione a tutto, ok, si sono palesate di nuovo queste farfalle. Questa punta qua possiamo ovviamente spaccarla. Ah, fantastico. Quindi la gravità in questa dimensione non è un problema. Perfetto, ottimo a sapersi. Questo qua non ci possiamo salire, di là non ci possiamo andare. Per cui, aspettate, questo possiamo spaccarlo. E possiamo andare invece di qua. Perfetto. E vai, ok. Questo sembrerebbe essere più che altro, ragazzi, una sorta comunque di mondo in rovina. Quindi un mondo un po' ovviamente abbandonato a se stesso. Ah, ok. Bene, non sarà. Vabbè, dobbiamo... Il punto è che se non restiamo così, questi affari non restano di sotto, per cui non possiamo attivare il meccanismo. Fatemi vedere un attimo se dall'altra parte almeno si incastra. No, la stessa cosa di qua. Che mi sta sfuggendo adesso. Ah, ok, potevamo farla al centro, pensavo che ci fosse la sbarra. Ok, allora sì, pensavo ci fosse la sbarra, ragazzi. Allora, vediamo un po' come riuscire a salire senza fare troppi danni. Per cui mettiamoci di qua. E no, ho sbagliato. Dobbiamo aspettare che questo affare si giri, ragazzi. Ecco qua. Perfetto. Care luci, createmi un passaggio, vi prego, in qualche modo. Non so se no, non riescono. Allora dobbiamo andare di qua, ragazzi, guardate. Ah, posso stare qua al centro, perfetto, che questo non si muove, e salire di qua, ok. Là sopra c'è un'altra luce, infatti, probabilmente è quella che ci serve per poter completare quel puzzle, diciamo così. Per cui aspettate, perché qua si può andare sia di sopra che di qua. Però qua non possiamo salire. Per cui non ci resta che provare ad andare un attimo di sopra, ragazzi. Esatto. E recuperare almeno un altro paio di luci. Oh, qua c'è... Oh, però da qua posso saltare qua sopra, vedete adesso. Però non posso recuperare quell'oggetto, accidenti. Minchia, sono qua. Aspettate, non è che posso in qualche modo... No, pensavo di riuscire a infilarmi, ma niente da fare. Allora, andiamo un attimo... No, di qua da dove sono venuta... Posso continuare a scendere però, ok. Mi era sfuggito questo piccolo dettaglio. E qua questo affare possiamo spaccarlo. Ecco fatto. Ok, tutto questo ha portato su di un livello. O di un po', continua a salire. No, 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 che me lo so perso. Cavolo, non pensavo continuasse a salire. Ah, ok, si è fermato, perfetto. Già stavo, ragazzi,
smadonnando tantissimo. Però se io faccio così, posso mandarlo di nuovo giù? Sì, ok. Per poi far sì che salga di nuovo su. Ok. Oggetto intanto recuperato. E vediamo un pochettino qua dove possiamo andare. Devo poter salire, ragazzi, su quell'ultima pedana per poter salire su quegli altri sassi, per cui devo far scendere il più possibile il sasso per poterlo recuperare, diciamo, in velocità. Almeno mi auguro che sia la cosa giusta da fare. Almeno me lo auguro. Ok, 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 ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Ok, oddio che culo, ragazzi. Per un pelo. Perfetto. Dai, vediamo di qua cosa abbiamo. Questo possiamo romperlo, così ci si crea un altro passaggio e possiamo recuperare anche quest'altro oggetto. Perfetto. Magari era opzionale la cosa, però vabbè, dai, va bene così. Adesso suppongo che abbiamo abbastanza luci, magari, per poterci creare una strada di qua. Vediamo un po' se questa volta almeno ho ragione, ragazzi. Ok, saliamo di qua. Oh, sto per fare un grosso errore. Annaggia, ok, sì, dovrei averne abbastanza. Perfetto. No, no, minchia, me ne manca uno. Mannaggia. E adesso? Mi sfugge qualcosa, ragazzi. Allora, forse io di qua a destra, però ci posso andare, aspettate. Di qua in alto, dico, in alto a destra, perché non credo di esserci andata. Ok, vediamo un po' se di qua ci sono andata. Ok, questo non l'ho spaccato, per cui no, non ci sono ancora andata. Perfetto. E mi si apre la strada. Andiamo su e vediamo di recuperare l'ultimo Lucci, che è esattamente di qua. Però con questo grosso masso in mezzo alle palle non possiamo, per cui ci sarà qualcosa che possiamo fare. Aiuto. Ok, aspettiamo che torni di qua e vediamo di trovare il modo di riuscire a spaccarlo, questo affare, perché credo sia l'unica cosa che possiamo fare. Ok, aspettiamo con impazienza che torni. Yuhu! Scusa, amico, mi dispiace veramente. Ancora più ragnoso, fa ancora più schifo di prima. Allora, mo a sto sasso io. Effettivamente. Ah! Guardate, ragazzi, come si infilza! Grazie, amico, sei orripilante, ma ti ringrazio di cuore perché hai risolto il mio problema, davvero. Sono tipo, non so, tipo dei paguri, diciamo così, che si infilano nei sassi per poterci fare la casa, non lo so, mi ha dato questa impressione. Per cui adesso, ragazzi, il nostro problema è risolto, abbiamo tutti e quattro, tutti e cinque credo che siano, i nostri lucci, ecco qua, aia, quanto sono stupida, sono caduta. Perfetto, eccoci qua. Adesso sì, ragazzi. La strada mi si apre finalmente. Spacchiamo sta affare. Grazie, ragazzi. Grazie, Lucci. Potete tornare insieme a me adesso. Perfetto. Dovremmo sbloccare queste grosse pale, credo, perché sembrano bloccate. Per cui probabilmente la soluzione di questo problema è qua sopra. Oh, wow. Sì, infatti. Ecco fatto. Oh, aspettate. Una volta non basta. Ci deve essere allora qualche altro oggetto che ci aiuterà. Almeno credo. Perché se il nostro peso non è abbastanza, ragazzi, significa che abbiamo bisogno di altro peso. Ma quale? Visto che qua non c'è assolutamente niente. Quale sarà? Quale sarà la soluzione ai nostri problemi?
o devo saltare da più in alto. Qualcosa mi sfugge. Ah, ok, ragazzi. Da notare che possiamo salire qua, su questi altri pali. Per cui da qui probabilmente... Ah, ok, da qui sì. Da qui sì, il peso diventerà tale che il marchingegno andrà fino a giù. Ecco qua. Minchia, non è bastato. Ma com'è possibile? Minchia, pensavo di aver trovato la soluzione, tipo... di tutto sto mondo e quell'altro. E invece no, invece no. Il gioco ci stupisce e ci dice: ah, pensavi di aver trovato la soluzione, brutta stupida. E invece, ah, dobbiamo andare ancora più in alto, ragazzi. E possiamo passando di qua, perfetto. E invece il gioco ti ha illuso e dice: pensavi di aver trovato la soluzione, invece attaccati. Ok, ma qua non è perfettamente in centro, per cui dobbiamo essere tipo millimetrici. Appena cade, ragazzi, premere quadrato. Minchia! Ma che cazzo è che mi sta sfuggendo? Oh! Sono qui da un po', ragazzi, e non sono riuscita a trovare nessun'altra soluzione se non quella che effettivamente io avrei già trovato, nel senso quella di arrivare nel punto più in alto della ruota e da lì buttarmi. Però se non ha funzionato le altre volte, sinceramente non riesco a capire allora dov'è che sbaglio, perché non credo ci sia nessun altro modo per risolvere questo problema. Per cui io proverò a buttarmi di nuovo. Incredibile, ragazzi. A few moments later. Oh, adesso ha funzionato. Forse il punto era che non bisognava lasciarsi cadere, ma forse saltare e poi trasformarsi in pietra. Forse è l'unica cosa che ho fatto di diverso da prima. Va bene, dai, l'importante è aver risolto il problema. Benissimo, ci ha portato più su questa ruota gigantesca e qui la luce è molto più alta. Per cui seppure dovesse salvare la partita, visto che la rotellina della partita di salvataggio è bianca, non, comunque non la vedrò lì nell'angolo. Ok, mi si apre la strada come sempre, perfetto, grazie. Di nuovo, grazie, siete tutti veramente molto molto gentili ad aprirmi così semplicemente la strada. Allora, vediamo un po' dove queste macerie, ragazzi, ci conducono. Benissimo. La musica. Cioè, ragazzi, come non rimanere incantati di fronte a immagini come questa? È bellissimo. Davvero bellissimo. Oddio, non di nuovo. Stavolta il colore è diverso. È blu. Un colore freddo stavolta, ragazzi. Che bello che si va ad unire al colore rosso dello sfondo. Che meraviglia. Oh. Adesso si è aggiunto un ulteriore elemento, ragazzi, agli elementi architettonici che abbiamo incontrato fino ad ora, e sarebbe a dire un elemento naturale, quindi queste piante che sono cresciute. Eccoci qua. E all'interno di questo mondo, fatto di pietra fino ad ora, è stato fatto di pietra. Adesso non lo è più del tutto. Ok, possiamo comunque spaccare degli elementi. Oh, che bello!
e liberare queste farfalle. Che meraviglia. È di qua che devo andare? No, perché tanto, cioè, il dubbio a questo punto mi sorge sempre spontaneo. Ok, quindi non è detto sempre che possiamo spaccare i vasi. Perfetto, se io andassi di qua... Oh... Le nostre luci ci abbandonano nuovamente, ragazzi, per creare probabilmente una nuova costellazione. Che bello, ma che stanno creando? Una qualche figura che dovremo interpretare magari poi? E chi lo sa, ragazzi, e chi lo sa. Allora, qua pure penso di poterli spaccare sti vasi e invece... No, non posso. Perfetto. Ma sono farfalle o uccelli? Non si capisce, perché a volte sono farfalle e a volte sono uccelli. Comunque io potevo andare di sotto anche di là, eh. Vedete, ragazzi, che il mondo comunque è un pochettino... Il mondo esplorabile è un pochettino ampio, quindi... Bisogna un pochettino esplorarlo, effettivamente. Oh, no, 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 che fate? Che state facendo? Non mi fate scherzi, no, no. Sono diventate nere. Chissà che significa, ragazzi. E chissà perché il colore adesso era blu, insomma. Il colore che è uscito dalla nostra protagonista. Ci dobbiamo buttare nel vuoto? Davvero? Davvero dobbiamo avere il coraggio di farlo? Via! Che bello! Siamo tipo all'interno, ragazzi, di un bosco, di una foresta. Che meraviglia! E i funghi sono a forma di casa e tra l'altro alcuni di essi si muovono. No, vabbè, ma che spettacolo! Vabbè, ragazzi, allora, appena entrati qui mi ha salvato la partita, per cui direi di non spoilerarci niente in questo episodio di questo nuovo luogo magico e riprenderemo esattamente da qui la prossima volta. Questo gioco sta continuando davvero ad entusiasmarmi. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, la giocherina, ciao!